Con Giovanni Chirico e Rocco Romano, due dei giovani musicisti che questa sera aprono questa tappa del Locomotive Jazz Festival nel decennale dedicato non soltanto ai grandi nomi della musica contemporanea ma anche e soprattutto alle giovani proposte. Tutto è iniziato un po' per caso, perché c'era questo concorso indetto dal Working Studio e anche dal Locomotive proprio per i ragazzi, per i nuovi talenti pugliesi. Ci siamo un po' buttati a capofitto in questa cosa, perché non sapevamo come andava a finire la storia. E in fin dei conti abbiamo iniziato a fare lezioni con vari musicisti molto validi, quindi abbiamo avuto il piacere di fare lezioni con Marco Bardoscia, con Flavio Boltro, con Roberto Ottaviano, che sono i nomi molto conosciuti del jazz italiano. È anche bello il fatto che dia l'opportunità di suonare su palchi del genere, o comunque di conoscere musicisti di un certo livello. Quindi in generale sì, è stata un'esperienza bella, formativa soprattutto. Appunto questo bando dedicato ai giovani, appunto Locomotive Giovani, insieme al Working Studio di Irene Scardia, che ringrazio per la collaborazione e per aver in maniera anche veramente soddisfacente seguito tutto il percorso dei ragazzi nel corso di questo inverno scorso, insieme a Marco Bardoscia. Pensare un jazz club all'aperto è sempre stato un sogno del festival, devo dire, però insomma era semplice sistemare le sedie come di solito dovrebbe essere, avere una platea standard. Invece per il decennale abbiamo detto vabbè, proviamoci, vediamo che succede, però l'impatto anche emotivo dei musicisti e del pubblico è sicuramente molto più anormale, anche questo, no? Se vogliamo, ritrovarsi in un anfiteatro con tipo un jazz club all'aperto, che è una cosa, speriamo che piaccia. Sull'intervento di Fresu stasera. Paolo ovviamente ritorna qui al decennale come padrino del festival, proprio perché in qualche modo il primo anno, nel lontano 2006, lui aprì le danze dell'edizione numero 1 tramite un videoclip, perché non poteva esserci. E poi nel corso del tempo è venuto a trovarci diverse volte, ora dopo 2 anni ritorna proprio in occasione del decennale con una sorta di carte blanche di 2 giornate. Per cui questa sera sarà un concerto con Daniele Di Bonaventura, si chiama In Maggiore, che è il disco che hanno registrato per ECM.